Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di registrare un video mentre facciamo insieme quello che farei da sola. Siccome la mia pelle in questi giorni è stata sfruttata tantissimo perché ho realizzato un sacco di contenuti che vedrete presto su Instagram, non vedo l'ora. Mi sono impegnata tanto nel reel di ieri, infatti non vedo veramente l'ora che lo vediate per sapere che cosa ne pensate. E a parte questo, appunto, la mia pelle è stata sfruttata tantissimo, quindi ho pensato di farmi la mia solita sauna Sunny con Poppy. E poi volevo provare con voi per la prima volta, e ce l'ho nel cassetto da diversi anni, il Foreo UFO Mini. Tutti ne parlano, tutti dicono che wow, proviamolo. Ovviamente non è sponsorizzato, ripeto, questo ce l'avevo nel cassetto da diversi anni e non l'ho mai aperto. E voi direte: ma Gloria, ma sei pirla? Assolutamente sì! Oggi sono anche nel periodo, ok? Sono nel pieno del periodo, da solamente ieri sera. Ho fatto una faticaccia a dormire perché mi sono svegliata col mal di pancia, non avevo più niente in casa, non avevo lo sbatti di farmi una delle mie tisanine magiche e quindi non ho dormito. Quindi noterete queste occhiaie favolose, questa pelle da... Beh, non è tanto male la pelle, devo essere onesta. No, mi spiace, gatti, io vi voglio bene, ma questo bordello non lo accetto, eh. La sabbietta la andate a spargere in altri posti, non in casa mia. Che brutta questa maglietta, posso dirlo? Proprio brutta. Ma voi avete mai le fisse dei vestiti che vi mettete? Non so, io ultimamente ci sto mettendo un botto a vestirmi perché mi fa schifo tutto. Devo fare shopping. Comunque, stavo dicendo, come sta procedendo il vostro inverno, ragazzi? Da me è novembre inoltrato, c'è un sacco di acqua sempre. Mare, che cos'è il mare? H2O salata. Praticamente odio l'estate da qualche tempo, da quando non vedo il mare, ovviamente da quando non sono io a viaggiare. Però mi devo muovere ad attaccare le cose perché sennò qua chiacchieriamo senza un fine. E io come attacco adesso questo? Corallina l'ansia. Sono andata a reperire un po' di prodotti nella mia Sephora personale perché ovviamente mi serviranno dopo. È un nuovo brand di skincare, Putipu Beauty. Sono praticamente un latte detergente e un tonico. Il latte detergente sa praticamente di frullato fresco di frutta. Veramente, sa proprio di frullato. Io lo utilizzo come struccante semplicemente perché qua c'è scritto di evitare il contorno occhi, quindi lo utilizzo come secondo cleanser. Questo invece è un tonico, e questo tonico invece con lo spray lo vado a spruzzare su tutto il viso per poi applicare siero, creme, bla bla. Sono una chicca da avere in bagno, secondo me. Io adoro questo tempo. Oggi c'è proprio un tempo perfetto. Perfetto per la sauna facciale, perfetto per la maschera, perfetto per stare in chill qua con voi e chiacchierare, perfetto per guardare le Miu Miu. Perché sì, devo ammettervi questa triste cosa. Sono tornata a guardare le Miu Miu. Tutto è iniziato una mattina mentre stavo facendo colazione e buttando giù idee per tutti i contenuti che appunto sto preparando per voi, e ho anche preparato come il vlog coreano, eccetera eccetera eccetera. La mattina mi davo il buongiorno con questo suono familiare iniziando a guardare, ho iniziato a guardare praticamente Rossana. Iniziando a guardare Rossana, di fianco a suggeriti di YouTube mi consigliava appunto la visione delle Miu Miu. Le Miu Miu sono state, oltre alle Sailor Moon, alle Mermaid Melody, a Rossana e a Piccoli Problemi di Cuore e tanti altri anime barra manga che ho visto, letto, guardato, sentito, pianto, le Miu Miu erano parte di quelli e le guardavo sempre, però non mi ricordavo niente anche delle Miu Miu. Quindi che ho fatto? Mi sono riguardata la prima puntata, adesso sono già alla 20 e wow, raga, che cringe, cioè vi giuro, io farò anche delle reaction in questo video perché ho deciso di essere proprio totalmente me stessa mentre mi faccio questa skincare, guardando con voi anche il continuo delle puntate che stavo guardando di là. Ovviamente non andremo in sala, ma io poi dico, da piccola mi incasavano di brutto questi anime, cioè veramente mi divertivano un botto. Io ricordo, dopo aver fatto mente locale con Strawberry, che è la protagonista, di essere diventata praticamente scema come lei. Io quando ero piccola la guardavo e la guardavo con gli occhi come guardavo lei, come guardavo Lucia, come guardavo tutte le classiche protagoniste. Oh, sono così euforico, che cosa è successo? Tutto questo bipolarismo in un personaggio mi ha praticamente fatto diventare come loro, perché io le idolatravo. Sono sempre stata un po' così, un po' da cartone animato, si è spiegato il motivo. Mi sta piacendo tanto tanto, anche se è molto cringe, assurdo in alcuni punti, però non ricordo cosa succede adesso, sono, come vi ho detto, alla puntata 20, non ricordo cosa succede dopo. Nel mentre che la sauna continua, io mi accingo a levare anche i punti neri con Poppy. Utilizzo questa puntina, la metto qui e procedo. Tra l'altro vi ha fatto morire il personaggio che parla così con il filtro che uso su Instagram, anche su TikTok spopolato, io non immaginavo. Beh, allora vorrà dire che farò un mood tag con questa personalità, se vi va. Ramona, fantastica, Ramona, sento che sta pulendo tutto.
Ne avevo da togliere. Ho tolto un sacco sto giro. Non so se riuscite a notare lo schifo, ve lo zoom solo per farvi vedere quanto è soddisfacente. Cioè, guardate dentro al beccuccio che schifo che ha tirato fuori. Utilizzo lo Smoothie Skin di Putty Poo Beauty adesso per andare a pulire il viso. Mamma mia, sa proprio di frutta. Di frutta! Come vedete è proprio un latte detergente, sembra quasi una crema. Io vi ricordo che è una new entry, quindi diamole il benvenuto. Sono rossissima, ho creato una maschera di sangue. Vado a sciacquarmi il viso e sono subito da voi. Guardate solo la lavandola che già si è un po' attenuato il rosso, insomma. Vabbè, comunque ho la pelle morbidissima e mi sento proprio liscia liscia, soprattutto in questo punto. Ho ancora due o tre cistine, tipo l'accumulo di grasso, i punti bianchi, come volete chiamarli, qua, ma non li scoppierò, non farò niente perché altrimenti mi si irrita la pelle. Già Poppy è andato a pulire il possibile. Mio Dio, che bella! Vado a utilizzare questa maschera, che anche questa ve l'ho fatta vedere nel penultimo video, della Freshly. Mi sta piacendo tantissimo, la devo stendere con le dita però perché si va a scaldare, si va a incorporare meglio con la pelle. Non vedo l'ora di fare tutte le mie ricette e tutte le mie congine autunnali col freddino, con i cappottini. Sì, dai, vi prego, cioè, di cosa stiamo parlando? Io mi preparerei adesso qua davanti a voi il mio famosissimo caffè freddo. Allora, questo è il caffè americano freddo che ho messo in frigorifero con un po' di ghiaccio molto tempo prima. Vado a... però voglio anche un po' di squimetta, tesoro mio. Vado, dai, no, niente, non me la vuole dare. Vado a mettere il caffè freddo qua dentro. Ripeto, se avete ghiaccio molto meglio, perché viene molto più buono e dissetante. Poi mettiamo un goccino di panna, fa questo bellissimo disegnino stra aesthetic. Cheers, amiga. Possiamo partire. Grazie. No, no, grazie. Se vi state chiedendo dove la stai guardando, Gloria, io l'ho trovato su YouTube, c'è tipo una playlist di tutte le puntate e le sto guardando da lì, quindi proseguiamo. Sta parlando con un uccello, perché vogliamo ricordare che la storia delle Miu Miu è, per chi non la sapesse, la storia di queste 5 ragazze che hanno dei poteri e si trasformano, perché all'interno del loro DNA c'è anche del DNA di un animale in via d'estinzione. Pio Strawberry, la principale protagonista, una delle principali, però sì, Strawberry è la... cioè, senti ragazzi, Strawberry è la principale, ok? Strawberry ha il gatto nel DNA. Però è un gatto particolare, tipo un gatto delle, non lo so, che ti attacca. Mina ha tipo un uccello. Lori, che ha quella verde, che è tipo una balenotte, non lo so. Paddy, che è una scimmia leoncina. Poi c'è la donna lupo, fichissima, io le amo. Non perché viola, assolutamente, è un po' sociale, assolutamente. Non ce la farò mai. Oh, Ryan! Perdersi in litigi. Perché? È successo qualcosa? C'è una cosa che dovete vedere, seguitemi nei sotterranei. Non so se vi ricordate, anche qua loro lavorano in questo bar perché è una copertura dove all'interno del bar c'è uno studio di Ryan e dell'altro, non mi ricordo. Fanno studi su alieni e civiltà che sono state prima di loro. Adesso vogliono praticamente tornare ad abitare sulla Terra, sconfiggendo però, uccidendo tutti gli esseri umani, e Strawberry, tutta la gente lì cerca in questo bunkerino di cacciarli e studiarli e bla bla bla. L'ho trovato nel parco e l'ho portato qui. No. È ferito all'ale, no? Quelle che Kyle ha appena versato sono delle gocce di acqua mio. Ma poi lui è sempre perfetto, no? Con queste spalline fuori così, biondina. Quello che Kyle ha versato. Un grado di purezza quasi assoluto. Ha proprietà curative. E come avete appena visto, la ferita. Ecco. Sì, sei proprio tu. Un stalker. Non ti avevo sentito arrivare. Cosa stai facendo? Niente, stavo solo ammirando il laghetto, tutto qua. Raga, ma Mark quanto... come posso dire in modo che sia possibile tenerlo su YouTube? Quanto è zen, Mark? Sta dicendo le stesse cose carine, sia Strawberry che altri 10 Strawberry. Andiamo avanti. E poi anche Strawberry, che ha la stessa voce di Fanny in Rossana, che io l'ho odiata, Fanny. Cioè, quell'accento un po' inglese la odiamo tantissimo. Problemi del degrado ambientale, pochissimo del degrado ambientale. E curati per ripristinare. Sì, che noia, raga.
Ma Mark, che per fare i pipì nel suo territorio le ha regalato il ciondolino col campanellino. Scusa, cioè scusa, tu mi hai messo un collare? Tu mi stai dando del gatto? Cioè, io non ti appartengo, ok caro Mark? Il ciondolino, mettitelo, andiamo avanti. Scusa, che cosa tieni? Scusa! Sento che ho dei problemi, lo capisco, quindi... Grazie per continuare a seguirmi nonostante i miei problemi. Vado a lavarmi la faccia, arrivo. Eccomi qua, che poi condivisione vuol dire anche questo. Quindi beccatevi anche la condivisione di Gloria che si guarda ste cafonate. Prima di procedere applico due spruzzatine del tonico di Putty Poo. Due spruzzatine. Ma serio? No ragazzi. Allora all'interno c'era già una maschera. Penso sia il portaforeo. Che carino. Come si mette? Come sta? Così. Ah. E questo è il carica foreo. Ok. Ottiamo risultati eccezionali a meno tempo con questo trattamento con maschera intelligente termoattiva. Da usare con maschera attiva, ofo. Ah, va bene. Proviamo. Perché l'importante è idratare prima anche dall'interno. Tiriamo fuori questo. Ah, fine. L'ho chiesto anche nelle storie, ma non pensavo fosse veramente così piccolo, ok. E poi si svuncia tutto, ma è normale che deve bagnarsi tutto così? Tutta sta parte in realtà che serve? Ah, non ho capito! Mettiamo questo qui. Wow! Oh mio Dio, raga, che satisfying! Mettiamo il liquido sopra, quello che è rimasto. È tantissimo. Dove è andato? E semplicemente, che ne so, cosa dobbiamo fare? Si è acceso. Ha vibrato. Ma è caldo. Oh mio Dio. No raga, non l'avevo mai provato. Ma che stai a dire? Cioè non è caldo caldo, è tiepidino. Si sente il calore leggero della cosa sonica. Wow. Perché vibra? Cosa devo fare? Devo girare? Boh, io continuo. Perché è verde? Ma io mica ho capito. Ma è giusto quello che sto facendo? Sicuramente dopo che monterò questo video andrò a vedere come funziona e dirò: ma che babba che sei, hai sbagliato tutto come sempre perché non ti documenti prima di fare video. Tu fai tutte cose così e poi le fai male. Però a me frega niente, quindi... Ma finirà prima o poi? Cioè sono passati più di 90 secondi, no? Sembra un aereo che scende. Fine. Questo è quello che è rimasto della maschera. Come vedete tutto il cerchiolino in tessuto si è sporcato, diciamo, e ha fatto assorbire alla mia pelle tutto il prodotto. C'è anche una piccola bolla d'aria. Il mio viso è tutto geloso e straidratato. Non voglio fare considerazioni avventate. Vedrò nel corso del tempo come sarà. Perché me le avevano inviate, non le ho mai provate. E dato che avevo sempre un sacco di accessori per la skincare da utilizzare, non mi andava di aprirlo e non usarlo bene. Riscaldando e facendo, insomma, emanando queste cose soniche nel viso, ho detto ciao, va, proviamolo. E poi mi sembra molto carino. Non so perché non l'ho usato prima, sono un po' stupidina, vabbè. Il viso finalmente è tornato normale di colorazione, queste parti qua rimangono sempre molto rosse, però per essere in pieno ciclo mi aspettavo più brufoli questo mese. Vado ad applicare adesso siero sempre di Freshly, che mi è piaciuto talmente tanto che sono già a metà. Questo era il mio recovery with me, with my coffee. Spero che anche da voi l'autunno stia procedendo più che bene e spero che questa compagnia un po' così oggi vi sia piaciuta. Un video diverso dal solito, molto sciallo, ripeto, avrei voluto far di più ma non ho avuto fisicamente il tempo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Bene, noi ci vediamo la prossima settimana. Io vi mando un grosso bacio.